După o drumeție de aproximativ un sfert de oră am ajuns la fântâna sacră Sutempiesu, construcție nuragică făcută de omul din epoca de piatră. Uitați-vă la arhitectură. Este incredibilă. La gente la tocca, magari anche l'impurità è normale, però non è sempre stata buona. Ora vi racconto, siamo tutti arrivati molti, e vi racconto un po' voi. Uitați-vă la această construcție, ce tehnică! Extraordinar! Extraordinar. Racconto un po' la storia di questo monumento. Mulțumim Zunapelor pentru primire. Un monumento che risale a circa 3100 anni fa. Stiamo parlando del periodo nuragico. Però essendo un terreno molto friabile questo in cui ci troviamo, costituito dallo scisto, la pietra locale, come vi ho detto prima, da noi viene chiamata preda molle. In italiano sarebbe pietra molle. Perché essendo fatta a strati tende a essere penetrata dall'acqua. Quando avvengono piogge abbondanti e gelate tende a spaccarsi e di conseguenza a provocare delle frane. Lo stesso monumento fu colpito da una frana già in periodo nuragico, quindi rimase coperto, sconosciuto e inutilizzato fino ai nostri tempi, il 1953, quando una famiglia di Orune, il paese che si trova qua vicino, la famiglia Sanna, la famiglia proprietaria di questo terreno, lo utilizzava per la coltivazione di orti, frutteti, olivi. Aveva notato che sulla superficie di questo terreno, proprio a causa di un orto, non cresceva nulla. Anzi, l'acqua tendeva a filtrare innaffiandolo, come se sotto uno strato di terra ci fosse il vuoto. Incuriositi da questo fatto, hanno continuato a scavare e sono risaliti i primi blocchi di pietra. Loro rimasero colpiti dal fatto che non si trattava dello scisto, come potete vedere a occhio nudo, e nemmeno del granito, una pietra presente in Agrio di Orune. Stiamo parlando di una pietra vulcanica, trachite e basalto, che secondo gli studi proviene da Orosei e da Dorgali, circa 35 km in linea d'aria, non certo una passeggiata, anche perché in questa direzione, non so se voi conoscete il paese di Dorgali, si trova sulla costa, magari voi sì, sono circa 35 km in linea d'aria, non certo una passeggiata, anche perché si pensa che i blocchi venissero portati qui, lavorati in loco, fatti di questa dimensione per la costruzione del monumento. Comunque, in maniera molto intelligente, venne chiamato uno studente di Orune, Gode Valdavoli, uno studente dell'Accademia delle Belle Arti, alunno del professor Lilliu. Il Lilliu è considerato il padre dell'archeologia, è colui che inizialmente si è interessato a questa civiltà, è colui che maggiormente, appunto, si è sbattuto per questa nostra storia. Però, come spesso accadeva in quegli anni abbastanza passati, a causa dei pochi fondi che la regione, la sovrintendenza stessa dava per questi ritrovamenti, gli scavi del 53 si chiusero con un nulla di fatto. Quindi questo monumento venne abbandonato a se stesso per circa 30 anni, fino al 1981, quando ricominciò una nuova campagna di scavi, diretta in questo caso dalla dottoressa Fadda. Lei inizialmente continuò a concentrarsi sulla parte superiore del monumento, poi riuscì a calarsi all'interno fino ad arrivare al pavimento, trovando una canaletta dove scorreva e scorre tutt'oggi dell'acqua. Quindi capì che quest'acqua doveva portare da qualche parte, continuò a scavare e portò alla luce anche questo secondo pozzetto. Si pensa che questo secondo pozzetto sia precedente rispetto alla costruzione del monumento e sia di notevole importanza storica. Gli studiosi pensano che le popolazioni nuragiche arrivassero qui, depositassero gli oggetti votivi nel pozzetto, nelle nicchiette, nelle mensole, che sono tutt'oggi presenti, e poi si entrava all'interno. Si superava questo antimurale e ci si sedeva su delle panchine che si trovano all'interno del monumento. Poi entriamo piano piano all'interno e vedremo all'interno come è composto questo monumento. Innanzitutto c'è da dire che è uno, forse l'unico monumento che si estende in altezza. Quindi solo esclusivamente dopo che è stato ritrovato su Tempiesu si è potuto capire, studiare o anche solo immaginare come le tante fonti presenti in terra sarda potevano essere in origine. Particolare è la presenza dell'acqua, innanzitutto perché scorre da 3000 anni.
e poi scorre sempre alla stessa portata. Non sgorga durante la stagione invernale, durante la stagione delle piogge, dopo un forte acquassone, dopo una grande nevicata, ma non si ritrae nemmeno durante quell'estiva, quando magari rimani 2, 3, 4 mesi senza piovere. Come se all'interno del monumento esiste un meccanismo che ne regola lo scorrere dell'acqua. L'unico momento che noi vediamo un aumento della portata è quando la svuotiamo per le pulizie, per pulirla. Nel senso che nel giro di 2 ore e mezza, massimo 3 ore, l'acqua riprende il suo volume. Però poi, arrivata all'ultimo gradino, continua la sua corsa delicatamente attraverso il beccuccio, la canaletta, fino a questo secondo pozzetto. Qui la canaletta prosegue, tant'è che qui, a piedi del monumento, si pensa ci fosse stato un vascone di raccolta delle acque, a forma circolare o semicircolare. Poi voi andrete a Biti, ve lo vedrete come doveva essere veramente, molto, molto particolare. Un'altra cosa che colpisce vedendo il monumento è la presenza di questi due archetti, perché di solito, aprendo un libro di storia, si legge che l'arco risale al periodo romano, al massimo al periodo etrusco. Qui invece stiamo parlando di una civiltà che è ben precedente rispetto a quella romana, quella etrusca. Però già dalle foto che sono state scattate nel 53, proprio quando è stato ritrovato il monumento, gli archetti erano già presenti, non è qualcosa di aggiuntivo. Si pensa che per quanto riguarda questi due archi abbiamo due tesi. Una tesi che afferma che avessero una funzione estetica, rendere più bello il monumento. Una seconda tesi invece che avessero una funzione statica, di sostegno. E che proprio grazie a questi due archetti, che quando c'è stata la frana che ha colpito il monumento ha retto, è rimasto in piedi malgrado l'ulteriore peso. Un'altra cosa molto particolare e significativa avviene durante il solstizio d'estate, il 21 giugno, quando i primi raggi del sole che escono dalla catena montuosa del Montalbo cadono direttamente all'interno della fonte, la colorano di una luce unica, particolare, che si vede solamente in quei giorni a cavallo del solstizio. Man mano che il sole tende a salire verso l'alto, i raggi entrano all'interno fino ad arrivare all'acqua e l'acqua diventa uno specchio. Avviene quel fenomeno naturale di riflessione, ovvero non si vede più sotto il livello dell'acqua, ma viene riflessa la parte superiore, la tholos, che è tipica delle costruzioni nuragiche. Un'ultima cosa è che si vede a occhio nudo, manca la parte terminale del tetto. Questo monumento si pensa fosse alto circa 7 metri, 7 metri e 20, costituito da un tetto a doppio spiovente, ma come vi ho spiegato prima c'è stata questa frana che lo ha colpito e si pensa che il tetto si sia ribaltato, tant'è che ai piedi del monumento è stato ritrovato il timpano, l'ultimo blocco, la parte terminale del tetto. La particolarità è che aveva conficcato 20 spade votive in bronzo, il materiale più pregiato di allora, molto simile a loro come composizione, molto luccicante. Tant'è che si pensa che queste spade avessero un significato di richiamo, perché ora noi veniamo dall'alto, mentre si pensa che nel periodo nuragico i pellegrini venissero invece dal basso, richiamati da questa luminosità. Immaginate quindi, essendo il monumento esposto in direzione nord-est, i giochi di luce e di ombre che faceva, molto belle e molto particolari. Naturalmente non sono state ritrovate tutte le 20 le spade intere, ma le parti terminali delle spade conficcate appunto all'interno della roccia. Se ora volete entrare all'interno, volete fare qualche foto, volete chiedermi qualsiasi domanda,